Torniamo a parlare del Festival di Sanremo, 65esima edizione, con noi ospiti studio due autori marchigiani. Ne parliamo insieme con Piero Lomitelli Ciao a tutti. ed Emilio Monda. Ciao. Piero Lomitelli, l'abbiamo visto più volte in questi giorni anche su TV come inviato proprio al Sì. Festival e abbiamo intervistato anche prima del Festival per ricordare questa canzone in gara di Dear Jack, Il mondo esplode tranne noi, di cui sei autore. Insieme a Davide Simonetta. e quindi inizio da te per chiederti insomma la soddisfazione o la delusione per questo settimo posto. Ma no, in realtà la classifica, come ti dicevo prima del festival, la guardiamo ma fino a un certo punto, perché poi la cosa importante è il riscontro fuori dalla kermesse sanremese. Io valuto perlomeno quello, poi la classifica lascia il tempo che trova. Il dato importante secondo me è il fatto che il pubblico abbia apprezzato la canzone, perché i ragazzi sono arrivati secondi al televoto, e poi personalmente perché ho sentito da Marino Bartoletti, che era in giuria degli esperti, che il testo stava per è piaciuto molto e stava per aggiudicarsi il premio della critica. Quindi bene, alla fine è una bellissima esperienza, cioè a prescindere dal risultato. Quindi sullo zero della critica, insomma, da parte della giuria. Questo non l'ho capito. Ovviamente non commento, perché zero secondo me non si dà a nessuno, perlomeno Un almeno minimo, sì. un 3 o un 4, però zero vabbè, ce lo prendiamo. Questi, insomma, sono un po' i misteri del festival. Sì, vabbè. E invece, ecco, Emilio Munda, ricordiamo Emilio Munda insieme anche a Piero, avete scritto altri brani insieme per i Dear Sì, Jack. Le strade del mio Sì. tempo è un brano che abbiamo scritto insieme e noi ci incontriamo spesso a lavorare in studio, lavoriamo insieme, un po' per amicizia, un po' per scherzo, un po' per gioco, un po' anche per lavoro e per hobby. Quindi Le strade del mio tempo, che è un brano che sta all'interno del nuovo album, Domani è un altro film, Seconda seconda parte, parte, sì. che insomma è uscito, abbiamo letto anche dai giornali, 100.000 copie pronte già nei negozi, quindi Una bella insomma, soddisfazione, sì. Esatto, quindi state seguendo ora per ora come vanno le vendite. sì, io seguo anche sulla classifica di iTunes e vedo un giorno 11, un giorno 6. Adesso speriamo si stabilizzi tra i primi posti. Abbi Ecco, fede. tornando al festival, come è considerato insomma, la performance di Dear Jack? Buona, buona. Forse la prima serata c'è stato un po' qualche inghippo, c'avevano qualche problema con la chitarra, un po' l'emozione ovviamente, la prima serata c'è sempre. Sì, però poi ho visto, insomma, si sono ripresi molto, poi successivamente hanno dato secondo me molto. Ecco, a parte di Dear Jack, una breve considerazione vostra da parte vostra sul festival, sulle qualità delle canzoni, dei brani, da un punto di vista sia musicale che anche di testo. Che cosa ci Guarda, puoi dire? Chi ti è piaciuto? quest'anno la sorpresa è stata comunque che c'è stato un livello maggiore, secondo me, rispetto agli altri anni. E molto bravo, secondo me, Neck, un bel pezzo, un bel arrangiamento, molta carica, grinta, una melodia che non era scontatissima, ma era orecchiabile e arrivava dritta proprio. Quindi, secondo me, un bel pezzo. Un'altra sorpresa, altre sorprese a parte Ma Annalisa sicuramente ha fatto un bel lavoro e anche Malika Ayane, che poi è della stessa mia scuderia Sugar, sicuramente lei, insomma, arriva sempre tra i primi Sì. posti, è molto brava. E invece per Piero, quindi tu che poi hai vissuto insomma proprio anche un po' il clima del festival fuori dall'Ariston, momenti delle prove, abbiamo visto momenti insomma questo red carpet Delirio. della musica Sì. e già lì insomma si sapeva un po' del volo, erano i Si favoriti e respirava, poi c'è sì. stata questa conferma insomma del pronostico, però chi altro ti ha colpito, Dear Jack a Ma parte? guarda, in generale io penso che Conti abbia fatto un'operazione semplice ma difficile, perché negli ultimi anni non era passata inosservata la musica, lui l'ha riportata al centro del progetto. Quindi se Sanremo è il festival popolare per eccellenza, lui secondo me ha centrato le canzoni più giuste, pop. Quindi, che dire, Neck sicuramente è stata la sorpresa di questo festival, si è rilanciato alla grande. E poi, cioè, Chiara è stata bravissima, come Malika Ayane, Annalisa. E secondo me Raff invece aveva una bellissima canzone che non è stata capita, perché anche in quel caso la critica,
la Massagrado, quando in realtà un artista del genere con la sua storia non dovrebbe essere così Cioè, gli umiliato. esclusi, se No, ma a ricordiamo. prescindere esclusi, perlomeno non così umiliato. Poi anche perché stava male, per cui secondo Sì, me aveva un qualche po'. defezione, non esiste. E quindi, insomma, alla fine che voto date a questo festival? Diciamo, dai, io mi butto un 8, glielo diamo quest'anno, ma giusto considerando gli altri anni. Visti gli ascolti sarebbe da 10 perché è irripetibile, però do 8 anch'io perché si può sempre fare Meglio, meglio, certo, meglio. certo. E però invece ecco di voi il mestiere d'autore, un po' accennato qualcosa con te. Allora, Emilio, a parte questa collaborazione anche con Piero, che cosa stai lavorando in questo momento? Ricordiamo anche altri nomi importanti, Io ho visto che lavorato, insomma. vabbè, ho iniziato un po', ho iniziato con Piero perché con IP Quadro è stato un po' il mio apripista, Esordio proprio. esatto, super esordio con IP Quadro. Poi ho iniziato subito, diciamo, con Silvia Mezzanotte, da lì pure è stato un bel lancio. Poi ho lavorato per Umberto Tozzi, ho scritto il singolo, anche per Silvia Mezzanotte ho scritto il singolo. E poi subito Renga. dopo Renga, ho fatto un contratto di esclusiva per 3 anni con Renga, ma è stato poi casualmente che un mio amico mi ha detto: ma guarda che Renga nel sito ha lanciato un concorso per tutti gli autori. Dico, ma va là che sicuramente insomma sarà un concorso così, no, neanche ci credevo. E ho registrato un provino piano e voce, così al volo. Cioè, proprio un provino piano e voce semplicissimo, l'ho mandato, me l'ero anche dimenticato. Dopo 3-4 mesi arriva l'email: signore Emilio Munda, lei ha vinto il concorso. Cioè, cadevo dalla sedia, cioè, proprio era, cioè, impossibile. C'avevo l'email e poi io sono un po' stalker, insomma, sotto questo punto di vista. Allora ho mandato un altro brano alla segretaria. E ha detto, anche a Renga è piaciuto anche questo, perché non mandi un CD con le tue canzoni? Nel giro di una settimana mi hanno telefonato, mi hanno detto noi vorremmo farti un contratto di esclusiva e scrivi molto bene, da lì ho iniziato con Renga. E com'è? Poi l'hai incontrato lui Sì, proprio? Sì. come no? Molto, molto alla mano, molto semplice, siamo stati anche a pranzo insieme, no, veramente bravo. Sì, molto simpatico. Cioè, insomma, ci si parla normalmente. In generale, ecco, com'è il rapporto tra l'autore, l'artista e poi anche la casa discografica? Ma guarda, io preferisco quando c'è un rapporto diretto e spesso e volentieri è così. Certe volte non accade, ma non succede niente. L'importante è fargli un vestito su misura. Quindi niente, no, poi con Emilio è una vita che collaboriamo a parte di Jack, per mia sorella, per Valeria, abbiamo scritto Il gusto del caffè amici, Sì, abbiamo fatto un brano per Veronica De Simone che ha fatto Sanremo l'anno scorso, che è di The Voice, finalista di The Voice. sì. E poi che abbiamo fatto Abbiamo insieme? fatto Un mondo più vero, vincitore di Ah, X Factor, è Michele vero, Bravi. me le scordo. Abbiamo fatti tutti e tre praticamente, No, Amici, è una X Factor, The collaborazione sì, Voice. che dura da molto Quindi tempo. alla fine i talent diventano anche un'opportunità comunque anche per gli autori. Ma Per forza, sì, sì. perché ormai ci sono molti, molti talent, soltanto i più meritevoli, come dicevamo, escono alla fine e noi cerchiamo di puntare su di loro. Sì, ma poi anche la stessa casa discografica, insomma, che vuole un po' far partire l'autore da un punto, poi fa fare un po' un giro Certo. per farlo crescere, insomma, cioè c'è anche una. Io mi trovo su una casa discografica che poi è un'etichetta in realtà, non è una major, però è la più grande etichetta che c'è, la Sugar, e è un po' diverso rispetto magari alla Sony dove è Piero, perché è più una famiglia, quindi diciamo una famiglia lavorativa, per cui c'è sempre un rapporto molto più diretto, molto più stretto, insomma, per cui si lavora bene, si decidono insieme le cose, per cui. State lavorando ad altri progetti insieme? Sì, Sì.
Però non possiamo dare l'ufficialità finché non, no, non li possiamo dire perché non vogliamo, perché devono essere gli artisti con il loro ufficio stampa a darli per primi, Esatto. altrimenti no, non ci prendono le canzoni. Quindi in bocca al lupo, Crepa, cos'altro, quindi altri appuntamenti, cioè quindi insomma a breve pensate sì, speriamo, insomma, Beh, abbiamo sii canzoni, ottimista, sì, abbiamo canzoni un po' Non dappertutto. dico così, mi sembra che ci abbiamo le mani ben basta Vabbè, mica scherzato. collaborazione insieme e non solo. Sì, Sì, sì. esatto. Però preferiamo insieme perché anche oltre per la stima, per l'amicizia che ci lega Sì, da ma anni. poi lavoriamo benissimo insieme, cioè veramente si fa cena magari o si fa pranzo insieme, Giochiamo a poi biliardino. esatto. ma quant mediamente quanto tempo impiegate per scrivere una canzone? Dipende. Ma da un giorno a un mese. Di media una settimana. Una settimana di media, sì. E per il prossimo festival? Ancora presto, adesso piano piano, seguiamoci ancora Adesso, appena la andiamo a scia. casa, subito No, in ci sono studio. tanti progetti prima del festival, se ne riparla Sì. più là. Ma quindi pensate, insomma, voi siete marchigiani, siete tra i pochi, insomma, in questa regione a fare questo mestiere, sentite un po' gratificati da questa terra, cioè si può lavorare, fare questo mestiere stando qui nelle Marche o no? Secondo me è difficilissimo. Gratificati no, sono sincero, soprattutto perché non riceviamo supporti, ma non noi in generale, proprio i giovani non ricevono supporti né dalla provincia né dalla regione, però noi rimaniamo qua perché ci crediamo fermamente nella nostra terra e ci troviamo bene qua con la nostra gente, Poi con ovviamente siamo aperti anche a artisti emergenti che troviamo in gamba, insomma, per provare a magari a presentarli, a fare qualche lavoro, qualche produzione, arrangiamento, inedito, insomma, cioè noi siamo cioè Sì, ma aperti perché si può all'arte. restare qui, però alla fine, È insomma, vi difficile. muove più che altro, lavorate anche molto sul web, il web È aiuta, insomma, fondamentale, ad sì, per le accorciare distanze, sì. Esatto. distanze, sì, quindi per questo è possibile restare qui, altrimenti no. In bocca al lupo davvero a Emilio Crepi, Munda e a crepi. Piero Crepi, Romitelli, quindi grazie a te. appuntamento, insomma, alle prossime canzoni. Dai, speriamo, Sì. incrociamo le dita.